a cosa serve oggi un libro di storia, ma i ragazzi oggi amano la storia. Io voglio dirvi, prima di presentare il libro, che ho letto come ho potuto, perché questo libro non va solo letto, va anche studiato, perché è un libro molto complesso, però ho cercato di leggerlo tutto prima di parlarne in questa sede, anche per rispetto di questa sede. Cioè, io questo problema non me lo pongo, nel senso che considero il senso storico, la passione per la storia, una sorta di malattia, se mi consentite il paragone, che di solito prende da piccoli, io personalmente ne sono stato affetto sin dalla più tenera età, e che è anche incurabile. Quindi so che qui ci sono molti professori, se riescono a contagiarli questa malattia ai loro discenti, fanno un'opera buona, perché attraverso la storia si conosce meglio l'umanità. Qualunque tentativo razionale di conoscere il nostro mondo esclusivamente per mezzo di fotografie anziché per mezzo di film sarà sempre un tentativo superficiale. Poi, una volta che questa passione viene, non c'è più bisogno di giustificare perché si comprano, si leggono e si scrivono libri di storia. Si leggono perché piacciono, questa è la vera ragione, almeno dal mio punto di vista di cultore di storia. Non sono uno storico professionista, sono, se non in un settore molto particolare, che è la storia della ragioneria, la storia aziendale, anzi, che però confina con la storia economica in molte misure, sulla quale in questo momento sto facendo anche degli studi a livello universitario. Bene, perché questo libro però all'interno di una monografia storica che non ha bisogno in sé per sé di essere giustificata acquista un particolare rilievo? Perché uno potrebbe dire, sì, va bene, è la storia d'Altavilla Milicia, interessa solo gli altavillesi, quindi tutto sommato si tratta di una storia di paese, come se uno facesse la storia di qualunque altro centro dei milioni di centri che esistono al mondo. Ebbene, questa storia ha ovviamente un grande interesse locale, perché consente ad una comunità di riappropriarsi delle proprie radici, di sapere da dove si viene. Però è anche una storia che scorre parallela a quella di centinaia di altri centri siciliani che hanno avuto una storia per certi versi simile e per certi versi diversa. Quindi la storia di Altavilla è la storia di un comune siciliano tipo, per certi versi, perché io ho visto altre monografie su altri paesi e mi ha colpito il parallelismo di molti fenomeni che sono successi ad Altavilla, come sono successi a Vallelunga, come sono successi a Lercara, come sono successi in molti altri centri della Sicilia, per non dire ovviamente in tutti. Ci sono centri moderni come Capodorlando, Petrosino, che hanno una storia completamente diversa, ma la maggior parte dei quasi 400 comuni, tolte le città demaniali, cioè le città importanti, Palermo, Catania, Messina, Girgenti, eccetera, hanno una storia molto simile. E quindi studiare la storia di un paese significa conoscere meglio, in un certo senso, la Sicilia tutta. E qual è questa particolarità? Cioè, che cosa accomuna Altavilla ad altre storie municipali siciliane e che cosa invece la rende diversa? Dicevano gli antichi romani che la rabbia, la penisola arabica, si divideva in due. Loro avevano questa mania di dividere in qualche modo la rabbia Felix o Felice, la rabbia, lo Yemen di oggi che è tanto felice, non è, comunque per loro era felice perché c'era l'agricoltura, e la rabbia petrosa, che era quella desertica del retroterra. In un certo senso la storia siciliana è stata influenzata dal clima un po' come la storia arabica. Esiste, per ragioni climatiche, una Sicilia Felix ed una Sicilia petrosa. La Sicilia Felix è la costa tirrenica e ionica, che dall'antichità ad oggi, per il clima mite che ha avuto certi tipi di colture, la canna da zucchero, i giardini, eccetera, eccetera, e poi per il tramite di queste colture ha avuto anche una proprietà e una presenza di aziende agricole molto frammentata, anche quando c'era il signore feudale, poi a livello di subaffitto, eccetera, eccetera. Quindi in questa Sicilia, per quanto felice, si è, per certi versi, svolta la maggior parte della storia siciliana. Nell'interno, nella costa meridionale, invece c'è stato il grosso della Sicilia, non che fosse infelice, un po' più arida evidentemente, che è stata invece la terra dei grandi latifondi e che ha dato l'immagine, l'impronta alla Sicilia nel mondo, e ha anche influenzato di sé questa costa, questo piccolo insieme di oasi, se vogliamo continuare con la metafora araba, questa piccola serie di oasi che non avrebbe avuto senso se non avesse avuto un retroterra culturale e geografico qual è quello della Sicilia profonda,
ma che ha mantenuto parallelismi e distinzioni rispetto a questo retroterra. Cioè, per certi versi, l'organizzazione sociale che si è data il grosso della Sicilia, che era quella della Di Fondo, è arrivata al mare, l'organizzazione feudale è arrivata sino al mare, però in questa fascia le dinamiche sociali sono state assai diverse rispetto a quelle dell'entroterra. Qui venivano le famiglie palermitane, anche nel lontano 1300, un po' a investire i loro patrimoni, un po' a trarne redditi che poi magari non si accumulavano mai, si disperdevano per certi versi in beni di consumo, mentre le stesse famiglie, signori di grandi stati feudali, di grandi feghi, come si diceva siciliano, dell'interno magari non li vedevano mai e li affidavano a gabellotti, subgabellotti e così via, come spesso si sa. Quindi parallelismo e distinzione rispetto ad una storia generale. Poi un'altra cosa importante, che la Sicilia da lungo tempo, non vorrei dire sempre perché effettivamente non è stato sempre così, ha avuto una storia di città, cioè la Sicilia non ha quasi mai avuto popolazione distribuita capillarmente nelle campagne. E siamo tutti cittadini in Sicilia, tutti, c'è la città di Altavilla nel suo piccolo, e questo ha condizionato anche la storia del nostro paese, la nostra regione. Perché in un certo senso la storia della Sicilia, anche la storia politica della Sicilia, ha spesso avuto la vita quasi di una storia di federazione di poleis, di città-stato, ciascuna delle quali con una propria dignità. Nell'antichità erano poche, erano le grandi poleis veramente che avevano natura politica, Termini, Siracusa, Panormos, eccetera, eccetera. Poi man mano che l'uomo antropizzava queste isole, creando centri minori, all'inizio erano centri privi di autonomia amministrativa, a un certo punto quando questo centro raggiunge una certa soglia critica diventa esso stesso una polis. E questa cosa continua nell'età moderna, perché le città demaniali erano piccole repubbliche, alcune delle quali come Messina semi-indipendenti, e le città e terre feudali erano stati. Quindi in realtà il Regno di Sicilia era una sorta di federazione di stati con una grandissima autonomia data a tutti questi piccoli principati dispotici, per carità, perché il marchese era il signore padrone di questa terra, ma in realtà piccole comunità completamente autonome l'una dall'altra. E questo ha segnato pure profondamente la storia di questa terra, che non si capirebbe. L'unico, se non si tenesse conto di una storia di città, l'unico periodo, perché il latifondo comincia in età romana, in cui si stava per avere un'inversione di tendenza, in cui cioè si colonizzò di più il terreno con piccoli casali, con insediamenti più diffusi, fu in piccola parte l'era bizantina, che però essendo un'epoca di spopolamento, di declino demografico, ancora non manifesta nettamente questa tendenza, ma soprattutto l'epoca araba. Epoca in cui non a caso nascono nel territorio i primi insediamenti sopravvissuti, perché quelli di età romana si erano praticamente perduti, e questa era, io cerco di immaginarla, una zona non primordiale come l'antichità, ma inselvatichita alla venuta degli arabi. Ecco che cominciano con i primi casali di San Michele, adesso il nome in arabo, sì, quello che ha detto lui, diciamo, comincia questa presenza umana, però ancora diffusa nel territorio, senza quell'aggregazione politica. La venuta dei Normanni e l'instaurazione del regime feudale riportò a questa concentrazione della popolazione in città, che ovviamente non avvenne dall'oggi al domani, è un processo secolare che troverà tra il 1500 e il 1600 forse il suo punto di maturazione massimo. Però la distribuzione e l'organizzazione politica della Sicilia in feudi già preludeva a questa concentrazione della popolazione in centri più o meno grossi. Non a caso, quando si è detto recentemente che bisognava abolire i comuni sotto 1000 abitanti, la Sicilia ha fatto notare che questa cosa ci riguarda pochissimo, perché tranne qualche comune spopolato, in Sicilia i comuni sotto i 1000 abitanti praticamente non esistono, perché siamo tutti cittadini, mentre in Lombardia, in Piemonte, anche nella vicina Calabria, ci sono moltissimi comuni con 200-300 abitanti, ma non tanto perché siano spopolati, ma proprio perché lì, e anche diffusi, anche perché lì non c'era questa tradizione. Io mi ricordo da ragazzo, conobbi un amico della Valtellina, che mi disse che il suo comune contava 300 abitanti, ma non c'era la chiesa del paese, c'erano 3 o 4 fazioni di 50 abitanti l'uno distribuiti nel territorio. Quindi una cosa che per me da siciliano pareva incomprensibile: ma che paese è?
mentre noi siamo abituati che c'è la piazza del paese, la chiesa, la passeata e poi intorno alla campagna, se no che paese è? Quindi veramente un'organizzazione della vita umana, della presenza umana nel territorio completamente diversa da quella alla quale eravamo abituati qua. E qui ecco che è impossibile ripercorrere con interesse questo germinare progressivo della comunità altavillese, prima Minciotte e poi altavillese quando raggiunse quella soglia critica che abbiamo detto, ma che effettivamente dai Normanni in poi prende la strada che deve prendere, aggregandosi, questo è vero, intorno ad un fatto religioso soprattutto, cioè la chiesa di San Michele e la presenza dei monaci basiliani, poi monaci benedettini. Più tardi, monaci basiliani ebbero il loro momento d'oro nell'epoca normanna, quando ancora la gran parte, non tutta, ma la gran parte della popolazione cristiana era certamente in comunione con il Papa, perché i normanni erano buoni cattolici, ma era di lingua e di rito greco, quindi per antica tradizione bizantina, poi alla fine queste divisioni in antico nemmeno c'erano tra ortodossi e cattolici, si era tutti in un'unica comunità cristiana, e quindi la presenza greco-cattolica, comunque greco-cristiano-greco, era predominante in Sicilia, soprattutto in Valdemone, e anche in questo territorio si venne a creare questo strano connubio di frati e preti greci che cristianizzarono una popolazione che non sappiamo se parlasse l'arabo, era arabizzata, ma probabilmente islamica, molto probabilmente islamica o islamizzata, e che riportò alla fede cristiana. Poi subentrarono i benedettini di provenienza più latina e francese rispetto a questo primo strato che trovarono gli stessi normanni, e da lì piano piano questa comunità cresce, conoscendo anche dei momenti appunto importanti quando diventa un vero e proprio feudo. Ecco che oggi è facile, la geopolitica siciliana è divisa in comuni, allora veramente nell'antico regime era molto complesso il discorso, perché c'erano alcuni stati feudali, c'erano gli stati feudali, c'erano feudi che non avevano dignità di stato feudale, c'erano terre da tenere in fideiussi, veramente era una mappa, quella della Sicilia di allora, anche dal punto di vista geopolitica molto complessa, e credo che nonostante i tanti studi che ci siano stati, la maggior parte delle cose su questo passato ancora devono essere scritte. Cioè la storia della Sicilia prima del 1816, cioè del Regno di Sicilia, è ancora che è stata buffita negli archivi, e prima le prendiamo queste cose dagli archivi e le traduciamo in lingua moderna, prima che i topi e la muffa facciano il loro, come dire, la loro critica molto corrosiva, e dobbiamo cercare di renderli fruibili, altrimenti tutto ciò se ne perderà rapidamente memoria e sarà un grandissimo peccato, perché poi ci verranno a dire che prima non c'era niente, qui c'erano i selvaggi che giravano, non è esattamente così. Qui saltiamo tutte le fasi economiche, la canna da zucchero, la venuta dei palermitani, eccetera eccetera. A un certo punto questa terra, prima in un'estensione più piccola, se ho capito bene, Altavilla Alta, poi ci sono delle annessioni, è come un vero Stato, cercava di allargarsi con le buone, con le cattive, comprandosi qualche terreno vicino, diventa Stato feudale. I Beccadelli di Bologna, pagando, perché da borghesi passano a nobili, e c'era un muro allora tra i borghesi e i nobili, purtroppo o fortunatamente, dal secondo dei punti di vista, l'elite paesana di Altavilla non superò mai questo muro, cioè si poteva diventare don, si poteva entrare nella cerchia dei civili, cioè di quei borghesi che poi costituivano l'elite del paese, ma tra i migliori civili e borghesi e l'aristocrazia e questa specie di empireo che dominava le società del antico regime, c'era un muro, per cui quando una famiglia arricchita nel commercio o nell'agricoltura riusciva a comprare un titolo nobiliare svenandosi, a un certo punto, secondo le logiche di allora, era entrata in questo empireo. E così Beccadelli di Bologna, che non solo eresse lo Stato Altavilla, ma ottenne il titolo di marchese, e quindi diventò un marchesato. Nella gerarchia il marchesato è una cosa importantissima, perché dopo il principato e il ducato era il titolo più alto del regno, quindi un titolo veramente, e quindi se non ho detto troppo di premurati, il seggio al Parlamento, alla Camera dei Pari, diremmo oggi, diciamo al braccio militare, dove i baroni parlamentari sedevano, ma sedevano non perché erano baroni, ma sedevano in rappresentanza dei vostri avi, cioè veramente la natura federale della Sicilia trovava un suo momento di manifestazione nel Parlamento, dove sedevano i rappresentanti dei comuni,
i comuni che erano infedelati ai prelati, soprattutto di clero regolare, sedevano per mezzo degli abbati, i comuni che erano infedelati ai principi, ai feudi di carattere secolare, sedevano per mezzo di principi, marchesi e baroni che li rappresentavano, i comuni demaniali mandavano i loro rappresentanti da vere e proprie repubbliche, anche se un po' aristocratiche, ma Palermo era un po' più democratica perché aveva un consiglio civico aperto a tutto il popolo, anche se il popolo non era proprio tutti, ma insomma agli artigiani, eccetera, eccetera. Quindi diventa marchesato e il marchese ottiene anche il mero e misto imperio. Cosa sanno i nostri ragazzi del mero e misto imperio? Cioè praticamente è uno stato vero con tanto di potere giudiziario e sebbene in maniera consuetudinaria anche di potere legislativo, mi è capitato tra le mani un bel libro di diritto Siculo del 1773 in cui il giurista dice il diritto in Sicilia è di tre livelli, c'è il diritto romano, che allora era il diritto, quello di Giustiniano, il diritto provinciale, dove la provincia ancora era la Sicilia, cioè il regno di Sicilia era una provincia di un ideale impero, cioè il diritto nazionale, allora era considerato, e il diritto civile, intendendo quello di Altavilla, di Palermo, di Catania, cioè era veramente una piccola polis in tutto e per tutto, allora si concepiva così. Poi a un certo punto il vero grande, forse le pagine più emozionanti, ovviamente è interessante questo, tutta questa crescita, sono quelle del 1800 in cui culmina in qualche modo questo testo, perché nel 1800 si passa da una dimensione economica del paese a una dimensione apertamente politica. Questo paese si scopre una grande vocazione politica, cioè, perché prima non c'era, prima la società era stabile, per cui c'era il signore padrone e chi lo doveva toccare? Il marchese Beccadelli di Bologna. Era lui e tutta la, diciamo in positivo, con una bonaria ironia, tutta la comarca baronale, il maestro segreto, le guardie e tutti i funzionari del barone, che per quella società, evidentemente, la società dell'antico regime, garantiva certamente certi equilibri. Questi equilibri si rompono ai primi del 1800 per una serie di fatti economici, sociali e politici, di cui qui non posso parlare per motivi di tempo, che sono inestricabili. E in pratica, nonostante nel 1812, sapete, la Sicilia rinuncia, i baroni siciliani rinunciano spontaneamente ai diritti feudali, anche se poi ci sarebbero voluti decenni prima di toglierli veramente dal diritto civile e commerciale siciliano. Ripeto, questa ricerca che sto conducendo adesso per la Società di Storia della Ragioneria, avevamo una corte dei conti che si chiamava Tribunale del Patrimonio, che poi si chiamò, insomma, cambiò tante volte nome, che in epoca borbonica fino agli anni 40 era messa che dirimeva diritti ex feudali da riscattare, ma addirittura una sezione della Corte dei Conti siciliana, della Gran Corte dei Conti siciliana, per gli usi promiscui, quindi sempre attinenti al vecchio diritto di antico regime, chiuse la Saracinesca nel 1869, quindi dopo Garibaldi ancora si combatteva con questi diritti aboliti nel 1812. Quindi per dire che cosa? Per dire che fu difficile questa uscita dal feudalesimo, e nonostante nei primi tempi il marchese era sempre marchese, lo Stato era sempre Stato, a poco i nobili, l'aristocrazia lascia un vuoto politico. In questo vuoto politico si stava per inserire nella riforma costituzionale del 12 una forma moderna, come era avvenuto in Inghilterra e in altri paesi, di comune, nasce il comune di Altavilla Amici. Qui avviene però un fatto traumatico, la restaurazione che non solo abolisce i consigli civici e li sostituisce con dei funzionari prefettizi nominati dall'intendente di Palermo, ma spezza anche la storia millenaria del Regno di Sicilia che era cominciata con i Normanni e la trasforma sostanzialmente in una provincia di uno stato dispotico, certamente mal visto, qual era quello del Regno delle Due Sicilie. A questo punto ci sono due storie ad Altavilla, ma anche negli altri paesi, anche questa non è una storia, sempre una storia ad Altavilla, ma è di tanti altri paesi. Intanto la lotta per il potere, cioè il voto di potere lasciato dai baroni non è coperto dallo Stato borbonico. Lo Stato borbonico non riesce a fare sentire i cittadini tali. È uno Stato fatto dal punto di vista dei nostri antenati di sbirri, nel senso che è completamente nemico, alieno, diverso. Non ci sono più i baroni, lo Stato è un nemico, qualcuno ne deve occupare il posto. Ecco che le elite locali, fatte di una borghesia che nel frattempo era cresciuta, cominciano a lottare fra di loro per l'egemonia del paese, con le buone ma anche con le cattive, molto con le cattive.
Le radici del fenomeno mafioso non vanno cercate nel piede di Giulio Cesare o l'imperatore Costante che fu affogato a Siracusa nel bagno. Ma quanti imperatori sono stati affogati nel bagno? È veramente antistorico dire i siciliani ce l'hanno nel sangue? No! Quando cade il feudalesimo e il regno delle due Sicilie non sostituisce uno Stato al vecchio regno di Sicilia che viene soppresso, lì comincia a incubare qualcosa di sinistro nella società siciliana, soprattutto nei paesi, che occupa quel vuoto di potere, che necessariamente doveva occupare quel vuoto di potere e che purtroppo, dopo l'Unità d'Italia, questo pure detto, si salda drammaticamente con la politica, perché bene o male sotto i Borboni politica non ce n'era, c'era la polizia. Dopo l'Unità d'Italia questi gruppi di potere si saldano con la politica, fanno eleggere i loro rappresentanti e la frittata è fatta, è l'atto di nascita della mafia. Però la Sicilia non è solo mafia, non mi piace dirigerlo solo in questi termini, però certamente bisogna anche essere consapevoli del momento in cui questa cosa accade. E accanto a questa storia c'è la storia politica, in cui un po' per ragioni sociali, perché le pressioni demografiche e sociali dei contadini puntavano all'occupazione delle terre comuni, i borghesi avevano altri interessi, queste lotte sociali si travestono anche di lotte politiche e Altavilla Midice si scopre nel 1800 patriottica, ma attenzione, allora patriottica significava patriottica siciliana, cioè nel 1820, nel 1848 e in tutte le altre congiure rivolte fino a Garibaldi escluso, le rivolte contro Napoli sono fatte per restaurare il regno di Sicilia indipendente, forse idealizzato, perché poi c'erano un sacco di problemi con i feudatari, però nella vita e nel pensiero politico di quegli anni la Sicilia indipendente era diventata una sorta di mito, per cui diventava la liberazione, che poi ognuno ci metteva, era un tema a soggetto, e magari la borghesia diceva ci liberiamo di questi poliziotti e ci occupiamo delle terre comuni, i contadini dicevano quando la Sicilia sarà indipendente ci prenderemo, cioè tutti volevano quello che volevano loro, però lo vestivano in questo ideale della Sicilia indipendente. Nel 1860 c'è sempre una rivolta antinapoletana che questa volta, per un fatto contingente, si va a spostare invece sulla causa italiana questa volta. Quindi il tricolore con la mira, con la Madonna della Midice, vero che il tricolore era stato usato pure nel 48, ma era la bandiera del Regno di Sicilia. Quindi diciamo che lì Altavilla diventa italiana in tutto e per tutto, ma quello che accade dopo, dal punto di vista economico e sociale, è drammatico, cioè il sostegno alla dittatura garibaldina è sincero. La popolazione pensa di essersi liberata veramente del tiranno e di tutte le proprie, sofferenze. In realtà la delusione arriva subito, prestissimo, per conto dello stesso governo della dittatura, e questo va pure detto in maniera molto laica, senza tanti peli sulla lingua. Cioè cosa succede? Succede che c'è una doppia delusione. Dal punto di vista politico, la rivolta del 60 che pensava, si capiva che adesso la Sicilia non poteva essere più indipendente, doveva essere dentro l'Italia, ma che avrebbe avuto una qualche autonomia, una qualche soggettività politica, e non se ne parlò assolutamente. Vennero mandati dei prefetti piemontesi che si comportarono molto peggio degli intendenti napoletani, molto peggio, e che si portavano persino le balie dal Piemonte, perché le balie sicure attraverso il latte non gli trasmettessero il DNA mafioso. Era questo, cioè veramente interventi alla Camera o in lettere private, in cui si dice questa gente dovremmo mandarla in Madagascar per civilizzarsi e cose simpatiche del genere. Questo fu quello che accadde dal punto di vista del rapporto nord-sud di Italia e Sicilia, ma anche dal punto di vista sociale, forse era quello che i contadini premeva di più. Cosa finì? Finì che all'elite mafiosa fu consegnato il potere, anzi che la mafia, che ancora era forse al tempo borbonico una proto-mafia, gente intisa di paese che cercava di sopperire a quel voto dello Stato, diventa lo Stato, nel bene e nel male probabilmente, risolvendo anche controversie, ma condizionando la storia di questo paese, ma di tutta la Sicilia, e bloccandone anche lo sviluppo. Ecco, quindi l'interesse per queste cose, c'è interesse per queste cose, ma secondo me sì, perché sono cose lontane, ma drammaticamente attuali. Noi non capiamo niente della Sicilia di oggi se ci fermiamo agli ultimi 50 anni o addirittura se seguiamo la cronaca politica, che Tizio e Caio si bisticciano, ma il governo cade. Questo veramente, ci sono dei fenomeni strutturali profondi che quasi quasi ci girano nel sangue, e solo con questa opera minuziosa di ricerca, che è fatta anche di storia delle tante piccole polis che contraddistinguono la Sicilia, ci può restituire la nostra identità e la nostra anima.